Bentrovati a tutti i nostri telespettatori di Provincia TV con un nuovo appuntamento con Newsroom. Oggi oltrepassiamo i confini della città di Civitavecchia, ci spostiamo in collina, precisamente al comune di Tolfa, o meglio, facciamo venire il comune di Tolfa qui nei nostri studi per parlare di uno degli eventi che sicuramente è degno di essere nominato e approfondito proprio durante questi 30 minuti, il Tolfa Short Film Festival. Lo facciamo con l'assessore alla cultura del comune di Tolfa, Cristiano Dionisi, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. E lo facciamo anche con il direttore artistico Piero Pacchiarotti. Buonasera. Grazie di avermi chiamato. Grazie a voi. Tolfa Short Film Festival, un evento organizzato ormai è di casa a Tolfa e tra l'altro quest'anno ha portato tante gratificazioni, come ad esempio una nomination agli Oscar per qualche ragazzo che ha avuto il coraggio di partecipare. Sì, devo dire che il Tolfa Short Film Festival è uno degli eventi, tra virgolette, nuovi, che quindi quest'anno celebra la sua terza edizione, ma che nelle due precedenti edizioni, insomma, non ha mancato di darci delle grandi soddisfazioni. Innanzitutto è un festival di carattere internazionale. Mi sembra che il primo anno siano stati 20 paesi partecipanti, oggi, e poi ce lo dirà Piero Pacchiarotti, che è il direttore artistico, siamo arrivati a 50 paesi partecipanti e stanno ancora arrivando gli ultimi lavori perché le iscrizioni si sono chiuse qualche giorno fa. E poi è un festival che tocca uno degli ambiti che ancora non avevamo avuto modo e il piacere appunto di toccare, che è quello del cinema, in questa versione short. Quindi quando la Civita Film Commission, Piero Pacchiarotti, Costanza Zaccarelli, ci hanno proposto di strutturare un festival, abbiamo pensato appunto al mondo del cortometraggio e da lì si è aperto veramente un mondo di idee e un mondo di contatti, tanta passione, tanti giovani, e quindi riproporremo questo festival, terza edizione, dal 13 al 22 di giugno e praticamente, e quindi adesso lo scopriremo anche insieme, abbiamo strutturato abbastanza il calendario e stiamo ultimando un po' tutta quanta l'ossatura di questo festival. Ma prima di andare avanti e vedere quella che sarà la quarta edizione del Tolfa Short Film Festival, io vorrei partire proprio dalla prima. A chi è venuta l'idea? L'idea è stata un'idea comune. Io ricordo che non avevo, diciamo, mai incontrato né Cristiano né Luigi Landi e salgo a Tolfa con l'idea così di presentare qualche cosa e in un panorama politico un po' abituato a fare un po' politica spicciola, dove poi che è nazionale, poi insomma, no, la cultura è sempre l'ultima ruota del carro, e invece io ho trovato terreno fertile e allora mi sono permesso di allargarmi un pochino e ho buttato giù questa idea. E la cosa che mi ha lasciato perplesso e che io continuo a dire a tutti è ho trovato due persone che mi hanno detto: un festival del cinema? Interessante, però deve essere internazionale. E questa cosa a me mi ha aperto un mondo, perché io, internazionale, normalmente un sindaco ti dice ma non abbiamo soldi, facciamo una cosettina così alla buona, e invece noi siamo partiti subito in grande e il festival è partito subito col piede giusto e già dal primo anno ha dato un segno ben preciso di, diciamo, delle idee chiare che avevamo e ha avuto subito dei riscontri. Con il primo anno, mi ricordo, abbiamo avuto quattro continenti, mi piace parlare di questa internazionalità, quattro continenti, 14 paesi, 350 corti, poi lo scorso anno 26 paesi partecipanti, quest'anno siamo a 50, perciò praticamente raddoppiati alla data del 26 gennaio, che è la chiusura delle iscrizioni, però chiaramente farà fede il timbro postale, quindi anche oggi ne sono arrivati una quindicina tutti insieme, gli ultimi giorni, eccetera, eccetera. E abbiamo, mi piace sottolineare che già dallo scorso anno, dal secondo anno che oramai si è strutturato il festival, noi abbiamo opere di paesi veramente che hanno bisogno di dimostrare, diciamo, il loro modo di fare cultura. Lo scorso anno la Palestina, quest'anno il Nepal e la Cina, che sono due nazioni chiaramente in contrapposizione fra loro. Abbiamo due corti dalla Siria quest'anno che hanno avuto delle grossissime difficoltà ad uscire, proprio perché non c'era modo di far uscire questi messaggi, diciamo, dal loro paese, che è molto chiuso, specialmente con le vicissitudini che stanno attraversando. E poi abbiamo i grandi paesi, abbiamo almeno una decina di opere dal Brasile, una ventina dagli Stati Uniti, una quindicina dalla Francia, insomma, i paesi quelli classici
che poi insomma fanno il cinema grande. Come siete riusciti ad arrivare così lontano, a cercare di invogliare ovviamente i partecipanti anche da altri paesi a partecipare a questo festival? Se devo essere sincero, non è stato difficile, perché in un mondo di cultura che si rivolge alla cultura, la gente è molto aperta. Noi abbiamo avuto anche grandi nomi, oltre a tantissimi registi che hanno partecipato, ma abbiamo avuto anche molti nomi importanti, Marco Müller, Emanuele Salce, Paola Gassman. Quest'anno poi vi dirò con chi apro, aprirete gli occhi, spalancherete gli occhi, e è tutta gente che contattata ha detto subito sì. Sì, perché ha visto nel progetto probabilmente la voglia di fare, e non la voglia come al solito di fare business, ma di fare veramente cultura. E in questo penso che noi abbiamo dato il segnale giusto, perciò poi il ritorno chiaramente c'è stato immediato. Ecco, Pacchiarotti arriva, propone un festival del cortometraggio, si aspetta magari un sì tentennante da parte dell'amministrazione comunale, un'amministrazione che avrebbe potuto dire, come ha detto lui, sì, va bene, non abbiamo tante risorse economiche, cerchiamo di organizzarlo però qui a Tolfa, tra i ragazzi o comunque gli artisti di Tolfa, se proprio vogliamo allargarci al comprensorio, ma non andiamo oltre perché poi i costi sono tanti. Invece siete partiti subito alla grande. Le risorse. Le risorse, ma sicuramente quando è venuto, e Piero lo ricorderà bene, la prima cosa che gli abbiamo detto, di passione ce n'è tanta, di voglia di lavorare ce n'è ancora di più, di programmare, di progettare. Siamo tutti a disposizione, noi amministratori, gli uffici, il comune di Tolfa, però le risorse purtroppo sono quelle che sono, ce le dobbiamo andare a cercare. Ecco, diciamo che questo è un po' il canovaccio intorno al quale costruiamo un po' tutte le nostre progettualità. Abbiamo deciso da 3 anni a questa parte, poco meno di 3 anni, quindi da quando abbiamo insediato questa nuova amministrazione, che la cultura dovesse essere il motore di sviluppo per la nostra cittadina, facendo seguito sicuramente a un decennio comunque importante durante il quale sono state costruite molte strutture. E quindi la cosa che ho chiesto a Luigi Landi, al neosindaco, quello che era il neosindaco, che mi chiese di ricoprire questo incarico di assessore alla cultura, era: ok, benissimo, io lo faccio, però dobbiamo lavorare insieme per riempire queste strutture di contenuti. E quindi è stato un discorso molto lineare, omogeneo, e che ci ha portato ad avere tanti successi, tra cui per esempio la certificazione di Città Slow International. Questo per dire cosa? Che secondo me, ecco, un'associazione come la Civitaville Commission, sicuramente importante, che ci propone un'idea progettuale molto importante, di ampie vedute, è stata calcolata nel modo giusto, è stata valutata nel modo giusto, e ci siamo messi insieme sullo stesso tavolino, rimboccandoci le maniche, per trovare queste risorse. Le risorse sono state trovate parzialmente, sicuramente ne serviranno tante altre, però devo dire che il territorio dà degli esempi molto importanti. In primis la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia è stato il primo interlocutore, l'avvocato Cacciaglia, che è sempre presente per le nostre proposte e quindi sposa sempre i nostri progetti, tanti piccoli imprenditori privati, ma soprattutto a cornice del festival, ma non solo dello Short Film Festival, anche di tanti altri eventi culturali che facciamo, è sicuramente la passione delle persone, dei cittadini di Tolfa, dei commercianti di Tolfa, degli amici che ci aiutano attraverso il volontariato a supportare tanti eventi. Lo dicevo prima, il Tolfa Short Film Festival è uno degli eventi nuovi, perché sì, diciamo, abbiamo deciso di portare avanti sia gli eventi tradizionali che portare un po' di innovazione, e quindi questo sicuramente è uno dei festival, degli eventi e degli appuntamenti che ci ha soddisfatto di più. E a parte i tanti volontari che vi danno una mano tutti i giorni ovviamente per organizzare festival come quello di cui stiamo parlando, i cittadini, i più tradizionalisti, se li vogliamo chiamare così, come hanno reagito a questa innovazione? Ma sicuramente in un primo momento ci sono rimasti un po' sorpresi, perché è chiaro che persone che non erano abituate al mondo del cinema, no? Si sono trovate per le strade troupe che li intervistavano e quindi gli facevano domande, gli chiedevano magari, ecco, come si chiamassero dei posti di Tolfa, oppure gli chiedevano qualche storia della Tolfa antica. Però questo stupore ha lasciato poi posto alla consapevolezza
consapevolezza di stare all'interno di un set, perché poi queste persone si sono poi riviste la sera, no? Sul grande schermo. Quindi effettivamente la progettualità ha previsto anche una sorta di vera e propria integrazione dei cittadini all'interno del festival, cioè ogni evento che facciamo noi, e in modo particolare anche lo Short Film Festival, ma anche altri, penso ad esempio alle Olimpiadi della Cultura, a Tolfarte, eccetera, cercano di coinvolgere non solo, cioè non li vogliamo come festival asettici o appuntamenti chiusi all'interno del teatro piuttosto che all'interno del museo, cerchiamo di coinvolgere tutta la cittadinanza. E probabilmente quando Marco Müller, no, ci ringrazia per il calore che gli abbiamo dimostrato, beh, una parte di questo calore è probabilmente proprio questo, cioè il fatto di avere tutta Tolfa vicino, tutta la cittadina, e devo dire, e ne sono orgoglioso di questo, anche un bel, come dire, anche tanti cittadini del comprensorio che finalmente cominciano a vedere Tolfa come piccola capitale culturale del territorio, e è questo l'obiettivo che vogliamo sempre più raggiungere. Dopo tanti elogi e sicuramente dopo tanti applausi da parte dell'amministrazione comunale, lei si è trasferita a Tolfa. Beh, io sono sincero, a Tolfa ho trovato terreno fertile, nel senso che sicuramente il fatto di arrivare in un paesino piccolino, dove chiaramente l'amministrazione comunale è più snella, si riesce a darci la mano, e quella mano è già di per sé un contratto che sicuramente tra le parti non verrà tradito. Città come Civitavecchia rappresentano realtà diverse, tanti uffici, tanti responsabili, tante domande, tanti protocolli, e probabilmente queste situazioni sfuggono poi da un ufficio all'altro, ci si perde e è molto difficile organizzare queste cose. Poi bisogna dire anche un'altra cosa, e ci tengo questo qua, che nel comprensorio l'unico assessore alla cultura è Cristiano Dionisi, cioè tutti gli altri paesi del comprensorio hanno delegati. Adesso non so per quale motivo, certo. Chi è delegato, chiaramente è delegato del sindaco e ha le mani legate. Invece un assessore alla cultura che lavora a stretto contatto con il sindaco sicuramente propone e viene ascoltato, e come diceva giustamente Cristiano, poi ci si rimbocca le maniche e si perseguisce un obiettivo comune. Si vanno a cercare quei soldi, perché anche se noi siamo armati di buona volontà, un festival internazionale ha bisogno di soldi. Assolutamente sì. È brutta domanda. Dunque, è una brutta domanda, è una brutta domanda, ma costa tanti soldi. Poi il discorso è questo, bisogna capire cosa vogliamo dire per soldi. Cioè, se noi troviamo un albergo che ci dice la stanza per gli artisti costa 100 euro a notte, però io ve la regalo, noi abbiamo risparmiato 100 euro, però sono 100 euro che costano di festival. Qualcuno ce le ha messe l'hotel, no? Però comunque qualcuno ce le ha messe. Però costa parecchie decine di migliaia di euro. Ma parecchie decine di migliaia di euro. Anche perché noi abbiamo un festival che il primo anno è durato 4 giorni, il secondo anno è durato 9 giorni, quest'anno durerà 10 giorni. Ma non 10 giorni perché ci piace essere più, diciamo, più lunghi del Festival di Venezia. Perché abbiamo oramai tante richieste di partecipare al Tolfa che noi, anche vagliando le opere più importanti, non riusciamo a farlo più corto. Perché noi non dimentichiamoci che Tolfa per il mondo è periferia di Roma, in pratica, per cui c'è gente che a Roma non è mai stato e vede Tolfa come la possibilità di, diciamo, di un festival della capitale che viene fatto in un posto che è bellissimo, perché poi andando a vedere le foto vedono la rocca, vedono questo paese raccolto a 2 passi dalla capitale dell'Italia. Tantissime persone, anche personaggi importantissimi, non sono mai stati a Roma. Molti personaggi hollywoodiani magari che stanno dietro la telecamera, per cui magari non siamo abituati a conoscere come nome perché non sono sui giornali patinati, però non sono mai stati a Roma. Andrea Chenier, che è presidente del Filmborning Canada, è una persona che ha vinto 12 Oscar, insomma non mi sembra poco, no. Verrebbe gratuitamente in Italia e da noi perché non è mai stato a Roma. Quindi diciamo, però oltre alla ci costa circa 7.000 euro di business class, perché almeno l'aereo glielo devi pagare. E allora ecco che i conti quando tiriamo giù 10 giorni di festival. L'altro anno abbiamo avuto Luke Tutunghi, 2 Oscar, è venuto gratuitamente, però l'aereo glielo abbiamo dovuto pagare. E ha fatto anche un workshop gratuito ai fruitori e ai ragazzi di Tolfa, per cui ecco, sono occasioni che pochi festival hanno a questo livello.
Ecco, perché infatti parlando di costi mi ha fatto venire in mente, nominando soprattutto l'albergo, la stanza, perché ovviamente dietro all'organizzazione, proprio l'organizzazione vera e propria, non è soltanto arrivare al teatro oppure al cinema o in piazza e assistere e guardare questi cortometraggi, però c'è tutto un lavoro dietro che, oltre alla ricerca dei contatti, quindi della gente disposta a venire a presenziare a un festival del genere, poi ci sono altri costi come gli aerei, gli alberghi, tutto, a tutto questo ci pensate sempre soltanto voi? Soltanto insieme all'amministrazione, ovviamente. Solo l'organizzazione è deputata a pensare a questo. Ecco anche perché da qui altri soldi minimi che servirebbero come paga base a personale specializzato, magari appena laureando o appena laureato, che viene a fare stage o tirocini con noi e ci deve dare una mano. In questi 2 anni non abbiamo potuto accettare nessuno, perché non abbiamo nemmeno quei 200, 300, 400 euro da dare a poche persone che comunque ci tolgono una parte del lavoro, che invece è soltanto sulle spalle di 3 o 4 disgraziati con la passione del cinema e soprattutto sulle spalle anche dell'amministrazione comunale. Io adesso voglio aprire una parentesi. Per cercare di abbattere i costi, chiaramente l'Andi non ci ha fatto pesare questo, ma noi lo abbiamo capito, perché, e questo dimostra la sensibilità di un sindaco che non ti dice le cose ma le fa. Noi siamo andati durante il festival con tanti ospiti, la sera dopo cena, cioè prima di cena, si andava a cena a casa di Luigi, di l'Andi. Quando mai un sindaco ti porta a cena a casa sua, ma non a me, magari a 20 persone, dai, mangiamo una pizza oppure facciamo per questi stranieri erano cose eccezionali, la salsiccia oppure la cosa particolare, no, delle nostre, però chiaramente Luigi l'ha fatto perché dice, sai, qui a soldi non c'è una lira, che dobbiamo fare? Allora ecco che dopo 3 anni noi siamo arrivati a un punto dove il festival è praticamente esploso, ma è esploso non come festival di Tolfa, è esploso come una realtà del territorio. Noi quest'anno abbiamo aggiunto proprio volontariamente una sezione turistica, faremo un borsino del turismo, dove hanno aderito già 12 nazioni soltanto per il turismo, Messico, Islanda, adesso non ricordo, Norvegia, Giordania, adesso altre non le ricordo. Sempre nei 10 giorni. E avremo degli stand dedicati a questi paesi, però insieme a quegli stand avremo il nostro stand, del nostro territorio, con i nostri percorsi, con i nostri agriturismo. Perciò è una possibilità di sviluppo reale. Uno stand che potrebbe tra l'altro aiutare a far conoscere non soltanto Tolfa, che grazie a queste ad altre manifestazioni ormai è conosciuta in tutto il mondo, però potrebbe far conoscere anche città vicine. Io penso a Cerveteri con le tombe etrusche, stessa cosa per quanto riguarda Tarquinio, oppure i vostri vicini di casa di Allumiere. No, ma anche Civitavecchia, nel senso che tutto quello che facciamo ha un obiettivo ben chiaro, promuovere il territorio. Noi, quando si accendono i riflettori dei 10 giorni del Tolfa Short Film Festival, sui giornali di mezzo mondo, no? Arrivano, cioè il nome di Tolfa, di questo comprensorio, arriva un po' ovunque, e allo stesso tempo quando le persone vengono e poi tornano a casa comunque hanno un bel ricordo. Tolfa come base, come diceva Piero prima, perché poi le persone che fanno visitano questo territorio, oltre a Roma ci è capitato spessissimo di dover organizzare anche in breve tempo delle visite organizzate, quindi guidate a Cerveteri, a Tarquinia, e di accompagnare i ragazzi a Civitavecchia, perché magari Tolfa non offre quella ricettività, tra virgolette, in termini di negozi, no? Perché magari avevano delle esigenze particolari. Quindi Tolfa sì, è il fulcro, è il centro, però questo è un festival veramente territoriale. Mentre volevo tornare un attimo alla questione dei budget. Il festival costa qualche decina di migliaia di euro, però questa progettualità che stiamo sempre più affinando, e parliamo di progettualità sia nei confronti del pubblico che del privato, per arrivare alla progettualità europea, per adesso, fino ad adesso, ci ha consentito di svolgere il festival senza toccare un euro del bilancio comunale. Questo è un piccolo vanto per noi. È una grande soddisfazione. Questo è un piccolo grande vanto, perché riusciamo a far fronte appunto alle carenze economiche con una serie di progettualità. Più che altro vi saranno grati i cittadini, perché per organizzare un festival lo regalate ai cittadini. No, questo lo facciamo spesso, perché devo dire, a fronte dei 150 appuntamenti annui a livello culturale tra musica, cinema, teatro e chi più ne ha più ne metta, insomma abbiamo un bilancio veramente esiguo, anche
anche perché poi io sì faccio l'assessore, però in giunta quando mi dicono c'è da togliere 1.000 euro dalla cultura e metterli sui servizi sociali, beh, insomma, non è che mi oppongo assolutamente. Sono importanti anche i servizi sociali, soprattutto sì. In questo periodo. È veramente brutto, stendiamo. Quindi ecco, tanto volontariato, ma anche una grossa progettualità che, insomma, abbiamo le idee ben chiare, servono 3-4 edizioni per affinare le cose e comunque per avere un curriculum. Ora il curriculum è già bello sostanzioso e quindi dal prossimo anno sicuramente con la nuova programmazione europea cercheremo di entrare anche sui fondi, insomma, dell'Unione. Penso che un festival del genere potrebbe riuscirci. Poi tra l'altro sono sicura che appena si torna a Tolfa, adesso questa sera troverete l'ufficio sommerso di lettere perché ancora iniziano ad arrivare richieste di iscrizione. Sì, assolutamente sì. Come si fa ad iscriversi al festival? Allora, iscriversi al festival il primo anno è stata una tragedia perché dovendoci organizzare da un momento all'altro abbiamo chiesto che il materiale fosse spedito. E praticamente abbiamo avuto casa intasata di buste, di entry form, di DVD, alcuni non funzionavano, ci dovevano rimandare, eccetera, eccetera. Dal secondo anno ci siamo organizzati con delle piattaforme, per cui chi vuole aderisce a delle piattaforme internazionali, noi ne abbiamo un paio, il prossimo anno ne dovremmo avere almeno quattro. Una si chiama Movie Beta e raccoglie soprattutto materiale latinoamericano, spagnolo, eccetera, eccetera. Un'altra è Festival Life, che racchiude tutta una serie di visibilità che riguarda i paesi nordici, Germania, paesi scandinavi, Inghilterra, eccetera, eccetera. E prossimo anno dobbiamo diversificare proprio per andare a beccare i vari continenti, le varie sezioni. E chiaramente queste persone possono iscriversi pagando 2 euro, 1,50 euro, 3 euro alla piattaforma, praticamente il costo della raccomandata, diciamo così, e poi in realtà scaricano su WeTransf il loro materiale e ce lo inviano direttamente. Però nonostante tutto abbiamo tantissime persone che non sono abituate, eccetera, eccetera, e continuano comunque a mandarci materiale, per cui le buste sono diminuite, ma poi non proprio di molto, insomma. Ecco, diciamo che una metà arriva via telematica, l'altra metà arriva ancora quindi in busta. Quindi tutto intasato, qualsiasi linea per contattarvi in questo momento è esplosa. Sì. Per il resto poi contattate voi quelli che potranno partecipare, quali sono i criteri in base ai quali scegliete alla fine per poter dire tu sì, tu no. Questa è un'altra cosa che ci vantiamo di avere noi come idea, ma non ce l'ha nessuno. Io invito tutti quanti ad andare sul sito del festival che è tolfashortfilmfest.it e andare nella pagina staff. Noi, proprio per dare un segno di estrema internazionalizzazione e professionalità del festival, abbiamo creato una giuria di preselezione internazionale. Per cui noi abbiamo raccolto dei curriculum e da questi curriculum abbiamo scelto 5 registi di tutti e 5 i continenti, perciò abbiamo Burkina Faso, Canada, Iran, Francia, Italia, vabbè. E queste persone hanno accesso alla visibilità in privato su YouTube, su un canale privato YouTube, e votano. Perciò votano ognuno per le proprie esigenze e anche per i propri modi culturali di vedere il cinema e le opere. Per cui, sommando poi questi voti, andremo a vedere, nel caso di alcune situazioni magari alla pari, insomma, decideremo insieme, e di questi oltre 500 opere ne porteremo in finale circa 100. Queste 100 opere a loro volta saranno visionate dalla giuria, quella che poi assegnerà i premi, e per loro credo che non ci siano problemi, perché il problema sarebbe magari mio o, diciamo, dello staff, ma quando in giuria, eppure questo è un vanto nostro, abbiamo Elettra Ferraù come lo scorso anno, che è una giurata del Davide Donatello, quando abbiamo Romano Milani, che è un giurato dei Nastri d'Argento, quando abbiamo Tommaso Liguori, caporedattore Sky, insomma, questo è il livello, diciamo, della giuria nostra. Penso che loro non abbiano difficoltà, diciamo, a trovare il vincente giusto. Tant'è vero, la dimostrazione l'abbiamo avuta proprio quest'anno, il vincente del Tolfa dello scorso anno è nella cinquina degli Oscar di quest'anno. Per cui è gente capace, ma capaci anche noi di averli convinti a diventare parte della giuria del Tolfa. Fra questi abbiamo anche italiani, persone del comprensorio che partecipano? Il primo anno nessuno,
Ammetto, questo è un... Nessuno una del chicca. comprensorio, nessun italiano. No, no, nessuno del comprensorio. Perché? Perché sarebbe questa... stato più di No, più no, gli italiani sono moltissimi. No? Il comprensorio, primo anno nessuno, e io non mi vergogno a dire che ho chiamato un mio amico e ho detto: senti, io so che tu hai fatto un corto ultimamente che rientra nei canoni, perciò tu partecipi. E lui mi ha detto questo, dice: senti, io partecipo, però so che non è una grande opera la mia, cioè mi vergogno un po', ma tu non fa niente, perché io ci tengo che ci sia un'opera di Civitavecchia, che poi se sarà scartata non ti preoccupare, sarà scartata come tanti altri, ma ci tengo a questa cosa. E lui ha partecipato e chiaramente non è entrato in finale, però non fa niente, ha partecipato. Lo scorso anno abbiamo avuto una decina di opere del comprensorio, perciò abbiamo anche in questo caso risvegliato qualcosa che dormiva sotto la cenere da tanti anni, perché mancava la possibilità per queste persone del posto di cimentarsi e di mettersi in gara, in competizione un po' anche con l'estero, perché poi uno se si mette in competizione fra se stesso ci si chiude e non si cambia. Poi magari possiamo pensare di realizzare un premio apposito per i ragazzi del comprensorio. Assolutamente, per il prossimo anno sarebbe una buona idea, sarebbe una buona idea, sì. Penso che in questo modo si sentirebbero un po' più apprezzati, forse. Assolutamente. Molto velocemente, perché mi hanno fatto segno che abbiamo 4-3 minuti a disposizione e poi mi picchiano. Parlavamo del Tolfa Short Film Festival di quest'anno, tanti novità, una l'avevo appena accennata, gli stand ovviamente anche di altri paesi, tra cui anche ovviamente quello del comprensorio, personaggi sempre e comunque molto importanti, pronti ad approdare a Tolfa. Altre novità? Beh, sicuramente, poi ce li dirà Piero Vacchiarotti, che quella che mi ha colpito di più sarà la mostra di Luc Tutunghi, che è il 2 volte premio Oscar, che ci porterà dalla Polonia, ci spedirà tutta una serie di strutture sulle quali hanno costruito dei cartoni animati, quindi sarà una mostra molto bella ed importante della sua azienda. E poi, per quanto mi riguarda, senz'altro sono un paio di serate musicali che, diciamo, delle quali ho curato personalmente un po' i contatti, che sicuramente poi sveleremo i nomi man mano, però che sicuramente saranno molto apprezzate dal pubblico. E poi, Piero, per la parte cinematografica ci pensi tu? Beh, quest'anno come lo scorso anno abbiamo un'apertura, penso, esplosiva, perché in collaborazione con l'Istituto Luce, che quest'anno compie 90 anni proprio in giugno e farà delle manifestazioni con noi e diciamo in contemporanea anche al Vittoriano in tante zone d'Italia, abbiamo avuto a titolo gratuito la concessione dell'opera appena restaurata di Roberto Rossellini, Roma Città Aperta. Per cui avremo quest'opera che aprirà, anche se è un lungo, però ci sembrava il caso doveroso, diciamo, aprire con quest'opera importantissima. Renzo Rossellini ha accettato il nostro invito, per cui sarà all'apertura, sarà coadiuvato da Romano Milani, Nastri d'Argento, che conosce da tanti anni. Probabilmente avremo anche altri ospiti, che adesso non sto a svelarvi, perché comunque se no vi dico tutto, non sta bene, e queste cose dobbiamo dirle in conferenza stampa. Però questa è un'apertura importantissima e di altissimo livello culturale, come già lo scorso anno l'apertura con il documentario sulla vita di Vittorio Gassman. E poi avremo, vabbè, io adesso preferirei non dire troppe cose. Volevo aprire piuttosto una parentesi su Luc Tutunghi. Luc Tutunghi, proprio oggi ho ricevuto un'email dalla Polonia e loro stanno cercando di farsi carico delle spese, diciamo, di spedizione di questo materiale, che costa decine di migliaia di euro soltanto a spedirle. Però questa è la volontà, diciamo, che noi siamo riusciti a trasmettere. Insomma, loro hanno capito che noi abbiamo interessi culturali importanti, che vanno al di sopra del fatto economico, perciò loro stanno cercando di fare un piccolo sforzo per venirci a aiutare. Chiaramente, sicuramente ci chiederanno un piccolo sforzo anche a noi, adesso ci dovremmo mettere a tavolino, però avere, diciamo, dei set cinematografici sui quali sono stati girati dei cartoni animati che hanno vinto 2 Oscar nell'83 e nel 2000, anzi no, scusa, nel, sì, nell'83 e nel 2008. Penso che sia una rarità che quelle persone che verranno a Tolfa, spero da tutta Italia, avranno la possibilità di vedere. Lo speriamo tantissimo. Tra l'altro io mi auto invito ovviamente a venire alla prima.
Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, con noi, con i telespettatori e aver raccontato quella che è un po' la storia del Tolfa Short Film Festival e aver rilasciato un po' qualche indiscrezione su quello che ci aspetterà quest'anno. Sicuramente avremo modo di rivederci anche con l'assessore per parlare di tutti gli altri eventi che vengono Molto svolti volentieri. A Tolfa, e ringrazio anche Piero Pacchiarotti che invito quando vuole qui nei nostri studi per parlare un Sempre a po'. vostra disposizione, perché non per me, ma per portare avanti questo progetto che ritengo molto valido per il territorio e che, insomma, io faccio un appello un po' a tutte quante le maestranze del territorio, i piccoli imprenditori, eccetera, eccetera, dovrebbero approfittare e partecipare, diciamo, entrando anche con piccole quote, ma insomma cercando di far crescere questa manifestazione, perché sennò fatalmente poi si cresce e poi arriverà un momento di stallo e rischiamo di perdere una manifestazione importante. Speriamo l'appello venga accolto. Io ringrazio tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Vi ricordo che l'appuntamento con Newsroom è per domani, sempre alle 19:15 su Coprovincia TV. Non cambiate canale, tra poco con il telegiornale.